La donna sente e parla col tenero istinto del cuore, che è infallibile. Dolcezza e profondità, ecco la donna. Amiche, oggi voglio ricordare con voi la Giornata Internazionale della Donna. Mi trovo nel Parco degli Acquedotti a Roma, di fronte a uno splendido albero di mimosa che rappresenta nel linguaggio dei fiori il simbolo della delicatezza e della femminilità. La celebrazione dell'8 marzo viene spesso collegata a due avvenimenti storici. Il primo riguarda un incendio scoppiato l'8 marzo 1911 in un'industria tessile di New York durante uno sciopero in cui le operaie protestavano contro le terribili condizioni in cui si trovavano a lavorare. A causa del rogo, centinaia di lavoratrici persero la vita. Il secondo è invece legato alla rivoluzione di febbraio in Russia, in cui l'8 marzo 1917 molte donne scesero in piazza insieme agli uomini a protestare contro lo zar e a chiedere la fine della guerra. In Italia la Giornata Internazionale della Donna fu tenuta per la prima volta soltanto nel 1922 per iniziativa del Partito Comunista d'Italia, che la celebrò il 12 marzo, prima domenica successiva all'ormai fatidico 8 marzo 1917. Nel corso dei decenni, infatti, l'8 marzo si è arricchito di significati sempre diversi. È stato a periodi impedito e ostacolato per alcuni aspetti, commercializzato e privato di senso o al contrario di condiviso in modo solenne. In ogni caso la festa dell'8 marzo rimane un'occasione significativa che ci permette di fermarci e fare il punto su quanto la donna abbia conquistato e quanto ancora ci rimane per raggiungere e ottenere la parità dei diritti e delle opportunità rispetto agli uomini e di non lasciare che questa giornata sia oggetto di strumentalizzazione di nessun genere. E con ciò, amiche, vi auguro una buona ricorrenza e riflessione. E mi permetto di dirvi, dai è tutta, e se vi è piaciuto condividete e seguitemi. Alla prossima!